Buonasera e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando ovviamente di emergenza sanitaria relativa al Covid-19, perché tornano ad aumentare seppur di poco i ricoveri Covid in Abruzzo. Restano costanti anche i decessi mentre continua a scendere la percentuale di nuovi positivi rispetto ai tamponi analizzati. Alfredo Primati. Sono 156 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo, emersi dall'analisi di 3.989 tamponi. Dunque, è risultato positivo il 3,91% dei campioni, netta diminuzione rispetto a ieri. Per vedere percentuali tanto basse, infatti, bisogna tornare indietro all'inizio di ottobre. I nuovi positivi hanno età compresa fra i 2 e i 95 anni. Purtroppo ci sono altri decessi e sono 9 quelli recenti, 2 dei quali avvenuti nei giorni scorsi, ma comunicati soltanto oggi dall'ASL competente. Il bilancio delle vittime complessivamente sale a 1.120. Nonostante i dati in calo dopo giorni in rapida riduzione, oggi si registra un lieve aumento dei ricoveri che passano dai 601 di ieri e i 608 di oggi più 7. Gli attualmente positivi al virus sono 235 in meno e scendono a quota 12.940. 565 pazienti più 6 sono ricoverati in ospedale. In reparto di terapia non intensiva e 43 più 1 rispetto a ieri sono in terapia intensiva. Gli altri 12.332 meno 242 sono in isolamento domiciliare e i guariti sono 380 in più per un totale di 19.195 persone. La località con più nuovi casi è ancora una volta Pescara più 17, seguita da Teramo più 11. A livello provinciale l'incremento più consistente nel Chietino più 52, seguito dal Pescarese più 39. Dal Teramano più 38 e dall'Aquilano più 52. Ieri sera il Premier Giuseppe Conte ha presentato il decreto Natale con tutte le restrizioni previste a ridosso delle feste. Conte promette nuovi ristori e conferma l'arrivo del vaccino entro la fine dell'anno. L'Abruzzo intanto non ha ricevuto il declassamento a zona gialla, deluso il governatore Marsiglio. L'Abruzzo è ancora zona arancione, la cabina di regia ministeriale ha deciso di applicare rigidamente la regola dei 14 giorni, ovvero il minimo lasso di tempo previsto per la zona arancione. Le 2 settimane sono contate a partire da domenica scorsa e quindi non vale per il conteggio la settimana in cui la regione aveva stabilito autonomamente il livello intermedio di restrizioni. Sono deluso, fa sapere il presidente regionale Marco Marsiglio. Siamo tra le 5 migliori regioni per l'occupazione dei posti in terapia intensiva. E c'era la possibilità di derogare sulla base dei nostri numeri, sottolinea il governatore, ma ci siamo trovati davanti all'insistenza di non voler fare i conti con la realtà. L'Abruzzo quindi rimarrà arancione per la settimana di Natale e se così venisse deciso venerdì prossimo, domenica 27, potrebbe scattare la zona gialla. Le zone a colori hanno funzionato, ha rivendicato il Premier Conte ieri sera a reti unificate. Nei prossimi giorni potrebbe tornare gialla tutta l'Italia. Le misure messe in campo dal governo e il sistema zone hanno funzionato, tant'è che abbiamo riportato sotto controllo la curva del contagio grazie alla responsabilità dei cittadini. Questo metodo, lo ricordo, ci ha permesso di evitare il lockdown generalizzato che avrebbe danneggiato a lungo e gravemente, peraltro per la seconda volta, il nostro tessuto sociale ed economico. Ed ecco annunciate le regole per le feste, questa volta contenute in un breve decreto-legge piuttosto che in un DPCM. E vi assicuro che non è una decisione facile, è una decisione sofferta. L'Italia sarà zona rossa dal 21 dicembre al 6 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi, il 24, 25, 26, 27 e 31, poi il 1, il 2, il 3, il 5 e il 6. Gli spostamenti sono consentiti solo per motivi di lavoro, salute o necessità. È possibile però recarsi nelle abitazioni private, così da consentire festeggiamenti, ma per un limite massimo di 2 persone. Disabili e minori di 14 anni sono esclusi dal conteggio. È però incostituzionale fare controlli di polizia a casa della gente, a meno che non vi sia la flagranza di reato.
In questi giorni quindi varranno le massime restrizioni, chiusi i negozi, centri estetici, bar e ristoranti, aperti i supermercati, alimentari, farmacie, tabaccherie, edicole, parrucchieri, lavanderie. Negli altri giorni invece vigerà la zona arancione, coi negozi aperti, e rimarranno vietati gli spostamenti tra un comune e l'altro, ad eccezione dei centri con meno di 5.000 abitanti e nel raggio di 30 km. Ad ogni modo però non ci si potrà recare nei capoluoghi di provincia. Rimane il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino, esteso fino alle 7 la notte di Capodanno. Conte inoltre ha annunciato nuovi ristori e sospensione dei tributi per chi sarà danneggiato dalle restrizioni natalizie. In particolare 645 milioni sono stati stanziati a favore di bar e ristoranti. Sono cose che devono viaggiare insieme. Misure restrittive, nuovi aiuti economici da erogare direttamente in modo efficace con meccanismi sempre più veloci. Chi subisce dei danni economici deve essere subito ristorato. E Conte conferma che il 27 dicembre arriverà il vaccino anti-Covid. Ci avviamo verso la fine dell'incubo, le parole del Premier. Ovviamente non risolveremo il problema il 27 dicembre, dovremo attendere i primi mesi dell'anno dove inizieranno poi a distribuirsi queste dosi, interverremo con un piano vaccinale che abbiamo già anticipato. Dobbiamo trovare in questa certezza la forza di chiudere questo brutto capitolo insieme. Dobbiamo ancora rimanere concentrati, non abbassare la soglia di attenzione. Cambiamo argomento adesso. Il senatore Luciano D'Alfonso ha illustrato il contenuto di un emendamento presentato a sostegno degli enti gestori di siti speleologici e grotte, guardando anche agli altri comparti come quello del turismo e del commercio penalizzati dalla pandemia. Noi abbiamo messo risorse anche per le città delle grotte come gesto di sostegno a questa filiera della collocazione turistica che risulta dimenticata. Ci sono molti comuni abruzzesi, dal lodevole comune San Demetrio dei Vestini, a Taranta Peligna, a Santa Maria, a Carsoli, a San Valentino, Roccamorice, Lettone Opello. Poi ci sono i grandi comuni delle Puglie, presso i quali tutte le nostre gite da studenti sono andate a fare visita. Noi abbiamo ragionato con la logica, aiutiamo i segmenti in sofferenza, quelli che hanno i codici Ateco e quelli che comunque dispongono da parte nostra di conoscenza. Voglio dire anche che il lavoro di istruttoria che ha fatto il Senato sui DL Ristori 1, 2, 3 e 4 ha financo previsto una norma per il sovraindebitamento, per aiutare gli operatori economici che avevano sofferenza rispetto alla tenuta dei propri conti prima dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa. Adesso il sovraindebitamento alle condizioni della legge può trovare copertura bancaria alle condizioni della lettera della norma. Insomma, si è cercato di fare molto, tanto resta da fare. Pensiamo alla sofferenza del commercio, anche cittadino di Pescara o dell'Abruzzo. Su questo noi dobbiamo cogliere l'occasione del DL Ristori Final, il DL Ristori numero 5. Dobbiamo superare la categoria del codice Ateco e dobbiamo fare in modo che entri la filiera, cioè quegli interstizi non coperti fino ad oggi che devono avere copertura. Io penso anche all'amplissimo settore del turismo. Molte piccole attività non hanno trovato ad oggi sostegno. Presentato il coordinamento regionale di Azione, il nuovo partito di Carlo Calenda, si basa su valori liberali e cristiani e ora il gruppo dell'ex ministro è presente anche in Abruzzo. Nasce la componente abruzzese di Azione, il partito fondato il 21 novembre 2019 dall'ex ministro Carlo Calenda, una forza politica centrista che si rifà, almeno per quanto riguarda il nome, al partito d'Azione di Mazzini. Si basa su valori liberali e scaturisce da una scissione del Partito Democratico, a cui hanno poi aderito anche diversi esponenti di Forza Italia. Il coordinatore politico regionale è Giulio Cesare Sottanelli, mentre i coordinatori provinciali sono Alessandro Carbone per il Chietino, Moreno Fieni per il Teramano, Giovanni Fracassi per l'Aquilano e Stefano Torelli per il Pescarese. Vogliamo organizzare una classe dirigente politica competente, generosa,
verso il prossimo e le future generazioni e che dica con fermezza: ora basta. Basta perché vogliamo restituire orgoglio e un futuro ai cittadini italiani che hanno fondato la storia della cultura di tutto l'Occidente, che ha fondato l'Unione Europea fino ad essere arrivata alla quinta potenza mondiale. Purtroppo da qualche anno non lo siamo più. Come dice bene il nostro leader Carlo Calenda, l'Italia è più forte di chi la vuole debole. Azione è un partito politico dove si incrociano le culture del liberalismo sociale e il popolarismo di Don Sturzo. La somma di queste culture, di queste due culture, fa in modo che da una parte c'è la libertà di crescere, valorizzando la persona, il merito e dando la possibilità quindi alle persone di attivare l'ascensore sociale, per arrivare ad essere complessivamente tutti quanti insieme una nazione sempre più competitiva, in grado di confrontarsi in un mondo sempre più globale. Dall'altra parte la cultura della dottrina cattolica cristiana, con la sensibilità di non lasciare mai nessuno indietro. Quindi una comunità deve crescere in maniera equilibrata. Quindi vogliamo portare avanti una cultura liberal-democratica. Azione quindi vuole rafforzare sì la presenza dello Stato, ma solo nelle tre funzioni che noi riteniamo fondamentali: la scuola, la sanità e la sicurezza. Andiamo a pescare adesso dove il centro-sinistra punta l'indice sull'immobilismo della maggioranza al Comune sul fronte del bilancio e del piano triennale delle opere pubbliche. A bloccare i lavori, dicono i consiglieri di minoranza, e la lotta sulle poltrone in atto nel centrodestra. Paolo Renzetti. Il Consiglio Comunale in queste ore è testimone di una guerra assoluta dentro la maggioranza che sta facendo del male alla città, perché nel frattempo, mentre loro discutono su temi che probabilmente sono estranei al DUP e al piano triennale delle opere pubbliche, perché il bilancio non ancora iniziamo a discuterlo, in questo momento mentre loro discutono vengono approvati o respinti emendamenti e proposte che puntano a dare delle priorità alla città sul piano delle opere pubbliche. Abbiamo fatto una proposta molto molto semplice: diciamo, qual è la vera priorità per la città in questo momento? Che essendo una città di mare che è sempre più esposta a fenomeni estremi da un punto di vista meteorologico, investiamo più possibile sulla rete fognante. Nella distrazione di questa maggioranza ci hanno risposto che delle fogne si occupa l'ACA, che è una totale abdicazione al ruolo del comune, che ha il comune, che ha avuto sul collettore Riverasco, sulle fogne di Colle Marino, su tante altre iniziative, perché loro sono distratti talmente tanto dalla loro guerra che oggi il comune per loro non deve più fare niente. Così come sugli impianti di pubblica illuminazione. Siamo in una fase in cui loro sono talmente presi dalle loro guerre che adesso delle cose di cui si occupa il comune non se ne deve più occupare il comune, perché c'è l'ACA che fa queste cose. Ma non è una cosa sostenibile. Noi continuiamo a dire che questo documento è del tutto alieno alle vere priorità della città e stiamo approvando documenti o bocciando proposte migliorative perché loro sono distratti da altro e quindi la loro attenzione è tutta quanta proiettata in questo momento su altre proposte. Problemi che sono estranei dalle vere priorità della città. L'assessore all'emergenza Covid del comune di Avezzano, Maria Teresa Colizza, chiede tempi celeri e risposte certe alla regione rispetto all'attivazione dei nuovi posti letto a servizio dei pazienti Covid marsicani, sfruttando ad esempio la capienza del nosocomio di Tagliacozzo. Ritengo che non si debbano fare polemiche, ma che bisogna andare a individuare quello che serve. Che cosa serve? Servono posti letto per malati Covid. Posti letto a Tagliacozzo tra i 30 e i 35 e posti letto all'Aquila circa 40. Questa potrebbe essere la soluzione alla richiesta incessante di risposte da parte di un territorio intero, quello marsicano, che ancora adesso ha visto solo realizzarsi di fronte ai suoi occhi la tensostruttura. Posti letto, insomma, per
per pazienti Covid urgenti e poi accelerare l'iter per il reclutamento del personale infermieristico e personale sanitario. Serve processare più rapidamente i tamponi, avere risposte più rapide per i tamponi e poi è necessario che si facciano gli adeguamenti strutturali presso l'ospedale di Avezzano, in particolar modo l'adeguamento dei percorsi sporco pulito del pronto soccorso e la realizzazione di posti letto di terapia intensiva. E le risposte che si volevano dare era proprio il concorso bandito per gli infermieri, che credo sia ancora in itinere, nel senso che non ha dato ancora delle risposte concrete a livello di ricerca di personale. Partiranno i lavori per l'ospedale di Avezzano per i posti di terapia intensiva subintensiva. C'era anche la promessa di questo famoso supermacchinario per analizzare più velocemente i tamponi proprio qui in zona Marsica, però sono state dette tante parole. Sollecitiamo queste risposte, sollecitiamo la possibilità di avere posti letto Covid, questo è importante, poiché ci sono delle strutture dove ci sono posti da attivare, Tagliacozzo, L'Aquila. Si chiama Temporary Bomba ed ha aperto a Pescara in via Trento. È la nuova creatura dello chef Nico Romito in stile americano per gustare bomba alla crema e cioccolato caldo da mangiare in strada. Nico Romito arriva a Pescara ed è già ressa questa mattina. Tantissime persone vogliono assaggiare questa bomba. Abbiamo aperto poche ore fa e già devo dire che il pubblico pescarese ha risposto molto bene e sta in fila rispettando le proprie distanze e, come dicevo già, questo progetto bomba nasce proprio per portare una ventata di positività e di energia positiva. È un progetto temporary di pochi giorni, io ho tutte le attività chiuse in Abruzzo e quindi volevo veramente regalare in una città importante dell'Abruzzo qualcosa di mio. Io dico sempre che tutti i clienti abruzzesi nelle festività da tanti anni venivano a trovarmi a Rivisoto prima e poi a Castel di Sangro. A quel punto ci siamo guardati io e i miei ragazzi e abbiamo detto: adesso andiamo noi nel centro della città e portiamo qualcosa di buono, qualcosa di dolce, qualcosa di semplice, qualcosa di popolare, inclusivo, adatto a un pubblico eterogeneo. E quindi devo dire veramente grazie all'Abruzzo, grazie a Pescara. È un progetto che poi, a cui sono molto legato, perché la bomba rappresenta anche un prodotto della mia famiglia, della pasticceria di Rivisondo. Ma c'è in futuro un progetto per far sì che Nico Romito possa aprire un locale a Pescara, nella città più importante d'Abruzzo? Non dico no assolutamente, ma adesso non abbiamo in progetto nulla, però da cosa nasce cosa. Da Nico Romito un augurio, un auspicio per gli abruzzesi per il 2021 al termine di un anno terribile. Sì, un bocca al lupo soprattutto ai giovani cuochi abruzzesi. Dobbiamo soffrire qualche mese, ma soprattutto io dico, in questi mesi cerchiamo, lo so che è difficile, di non chiuderci e di paralizzarci, ma cercare di utilizzarli per studiare, per far ricerca, soprattutto verso i giovani, per leggere, per capire quanto è importante la conoscenza per chi cucina e per chi trasforma. Quindi in bocca al lupo a tanti ragazzi, in bocca al lupo a tutti gli abruzzesi. Siamo una regione al centro del mondo che vuole sempre di più essere conosciuta e la stampa internazionale in questi ultimi anni lo sta dimostrando. E adesso apriamo la pagina dello sport, ovviamente iniziamo dalla Serie B, perché il Pescara vince veramente all'ultimo istante la partita contro il Monza per 3-2. Dopo i gol di Galano e di Seter arriva il 3-2 finale ad opera di Bocchetti. Noi rivediamo il servizio della partita e poi le parole del patron biancoazzurro Daniele Sebastiani. Davide batte gol all'Adriatico al termine di una gara dalle mille emozioni, con il Pescara che trova la vittoria per 3-2 al 90esimo grazie alla prima rete stagionale di Bocchetti, in un finale dalle mille emozioni, tanto di cappello questa volta al Delfino, tutto cuore al cospetto della corazzata del torneo. Breda conferma il 3-5-2 con Omeonga a centrocampo al posto di Maestro, in avanti dal primo minuto c'è Seter, i biancorossi di Brocchi in campo con il 4-3-1-2, in tribuna presente la ministra
l'amministratore delegato monzese Adriano Gagliani. In campo fra i titolari gli ex pescaresi Bettel e Macin, sotto la direzione di Dionisi dell'Aquila. Al 12° tocca a Frattesi mancare di poco il bersaglio dai 20 metri. La fisionomia del match appare già piuttosto chiara, con la squadra di Brocchi ad attaccare a testa bassa alla ricerca del vantaggio. I biancazzurri si affidano soprattutto a Setter e a una gara aggressiva che porta al 22° i suoi frutti, visto che Setter inventa e serve un pallone su un piatto d'argento per Galano, che in area di prima intenzione sblocca il risultato trovando la rete del vantaggio biancazzurro, che però dura appena 4 minuti, perché al 26° l'ex Bettella di testa su punizione battuta da Barberis mette la palla alle spalle di Fiorillo. Grosse colpe dei difensori del Pescara, che lasciano colpevolmente da solo il difensore Brianzolo al momento dell'incornata vincente. Nella ripresa al terzo tocco con la mano di Colpani in area ospite, con il direttore di gara che lascia proseguire lasciando parecchi dubbi sulla sua decisione. Un minuto dopo è Setter tutto solo davanti a Di Gregorio a divorarsi la rete del 2-1. Resta così il pareggio di 1-1 con l'attaccante colombiano, che poi al settimo, a due passi dal portiere monzese, mette a lato. Al nono ancora Setter dal limite, questa volta manda il pallone sopra la traversa. Il Pescara meriterebbe il vantaggio, ma deve mordersi le mani per gli errori commessi in avanti. Al 17° però Setter si riscatta, perché su una sua conclusione in area lombarda c'è il tocco con la mano di Scaglia, rigore solare ed espulsione per doppio giallo del difensore monzese, con il bomber biancazzurro che questa volta dagli 11 metri non sbaglia, realizzando il gol del nuovo vantaggio abruzzese. Monza in 10 con Bellucci in campo per Barberis e con Breda, che al 23° manda sul terreno di gioco Fernandez per Valdifiori e Crecco per Memusciai. Con una squadra più concreta i biancazzurri cercano di tenere lontani da Fiorillo i biancorossi, che però al 27° con Boateng arrivano ad un soffio dal gol del pareggio con la rovesciata di Boateng, che sfiora il palo. Attacca nonostante l'inferiorità numerica la formazione ospite, visto che al 34° prima Fiorillo su Mota Carvaio e poi Balzano su Carlos salvano la porta del Delfino. Prima del gol del pareggio, griffato ancora da Bettella, che fa 2-2 a 5 minuti dal termine, segnando la doppietta contro la sua ex squadra. Peccato per il Pescara, che subisce il gol in zona Cesarini, ma le emozioni non sono questa volta finite, perché al 90° Bocchetti di rabbia mette alle spalle di Di Gregorio sugli sviluppi di un calcio d'angolo, facendo esplodere la gioia dei suoi compagni e dei tifosi biancazzurri, che possono finalmente esultare dopo tante amarezze. Il Pescara è tornato. Sicuramente una grande vittoria, i ragazzi veramente hanno dato il massimo, hanno dato tutto, ed era veramente, sarebbe stato veramente un peccato non portare a casa la vittoria per quello che abbiamo creato. Se pensiamo che nei primi 5 minuti del secondo tempo abbiamo avuto 4-5 palle gol nitide, sarebbe stata veramente una beffa. Grande partita, grandi complimenti a tutti, al mister in primis e ai giocatori. I numeri sono questi, quindi evidentemente qualcosa è cambiato in positivo. Ed è chiaro che noi siamo contenti di questa situazione. No, non cambia assolutamente nulla, siamo ancora lì dietro e dobbiamo lavorare veramente molto per uscire definitivamente dalle posizioni di bassa classifica, perché credo che questa squadra, questo gruppo non meriti quelle posizioni. Martedì si preannuncia un'altra battaglia con il Brescia. Sì, un'altra grande squadra che viene all'Adriatico, e quindi un'altra battaglia da giocare fino all'ultimo minuto, come abbiamo fatto oggi. E in Serie C si è da poco concluso uno dei due anticipi che riguardava il Teramo. Solamente un pari, il quarto consecutivo per la squadra di Massimo Pace. È terminato 1-1 il match contro il Fanalino di Coda Cavese. Cavese che a sorpresa è passato in vantaggio nel secondo tempo al minuto 53. Grazie ad un'azione personale di Russotto, che si è immolato verso la porta di Lewandowski, lo ha dribblato e ha depositato con il destro nella porta sguarnita. Il Teramo, che nella parte finale di gara ha alzato i giri, e all'80° è riuscito a pervenire al pareggio su calcio di rigore trasformato da K, calcio di rigore netto fischiato per atterramento in area di rigore di Pompetti su Mungo. Dunque termina la gara 1-1. In Serie D la Vastese cade in casa contro il Monte Giorgio, lo fa perdendo 2-4. Il servizio è di Stefano Recanati.
La squadra allenata da Massimo Silva vara il collaudato 3-4-1-2 con Diallo e Solimeno ad agire da quinti. Calabrese è il raccordo tra centrocampo ed attacco formato da Bernardi e Martiniello, assente per squalifica Valerio. I marchigiani del Monte Giorgio si presentano a Vasto con il 4-3-1-2 e Di Mengo si affida a Ficola e Gnaldi in difesa. Omiccioli è il fulcro del centrocampo, in avanti Cucù e Pampano, assente per infortunio Arturo Lupoli, dirige Duzel di Castelfranco Veneto. Avvio propositivo della formazione di casa con Calabrese che al decimo prova a suonare la carica, ma la sua conclusione dalla distanza non inquadra la porta. La squadra biancorossa continua a spingere alla ricerca del gol del vantaggio, questa volta ad essere pericoloso è Diallo. Il calciatore guineiano, molto attivo in fase di possesso, riceve bene da Calabrese e con una sorta di tiro cross impegna severamente il numero uno ospite Marani. Alla mezz'ora prova a scuotersi dal torpore il Monte Giorgio con Cucù, ma la sua mira non è dei tempi migliori. Il Monte Giorgio prende le misure sul finale del primo tempo, passa anche a condurre. Punizione sulla tre quarti di Omiccioli che chiama al colpo di testa Ficola. Il portiere della Vastese respinge come può, sulla sfera si avventa Cucù che deposita in rete tra le proteste di casa, a farne le spese Martiniello che viene ammonito. La reazione aragonese è veemente, ma al 44esimo Martiniello si fa ribattere il tiro da buona posizione, mentre nell'unico minuto di recupero della prima frazione di gioco Di Filippo non inquadra la porta dopo un colpo di testa. L'inizio di ripresa è da suicidio per la Vastese. Al primo minuto Cucù scappa alla difesa di casa, il pallone messo in aria è velenoso con Altobelli nell'intento di spazzare, beffa il suo portiere. La Vastese non demorde e dal quinto minuto Martiniello prende posizione in area di rigore ed induce il diretto difensore a commettere fallo. Duzel non ci pensa due volte e indica il dischetto. Dagli 11 metri si presenta lo stesso numero 9 aragonese che realizza. La Vastese prima del quarto d'ora perviene al pareggio. Diallo è bravo a mantenere in vita un pallone sulla sinistra e pennella in mezzo, dove il più veloce di tutti ad arrivare è Martiniello che di testa angola bene e batte Marani. A questo punto la Vastese ci prova e si spinge in avanti, ma presta il fianco alle ripartenze ospiti. Cucù spinge sulla sinistra, il suo cross è respinto in modo maldestro da Di Rienzo e la sfera resta lì e per Pampano è gioco da ragazzi mettere in rete. Al 20esimo ancora Pampano ha sui piedi la palla per la doppietta di giornata, ma la conclusione del numero 7 finisce fuori di poco. Ma la quarta rete è rimandata solo di un minuto. Albanesi, defilato, entra in area di rigore con un gioco di gambe, induce il diretto avversario al fallo. Dagli 11 metri va Cucù che realizza centralmente per la sua doppietta personale. A questo punto i padroni di casa si proiettano in avanti alla ricerca del gol e l'occasione arriva alla mezz'ora quando Calabrese viene atterrato in area di rigore. Come contro l'Agnonese, la Vastese decide di cambiare tiratore, ma questa volta la scelta non è azzeccata perché Calabrese si fa ipnotizzare da Marani. Prima dei titoli di coda il neo entrato Mandolesi al 40esimo ha l'occasione di entrare nel tabellino dei marcatori, ma la sua conclusione è deviata in angolo da Di Rienzo. Ancora un passo falso in casa per gli aragonesi che non riescono a muovere la classifica dopo i passi falsi contro Agnonese e Aprilia. Mercoledì nel turno infrasettimanale, prima della sosta, sfida delicatissima in trasferta contro il Matese. Coriacea invece la prova dei marchigiani che non si sono demoralizzati dopo il pareggio, portando a casa l'intera posta in palio. Mister Silva, è d'accordo che sul 2-2 la squadra forse poteva prendersi qualche minuto per ragionare, invece avete deciso, la squadra ha deciso di andare subito alla ricerca del gol del vantaggio e vi siete scoperti un po' troppo? Beh, ma il terzo gol che abbiamo preso però non è che l'avevamo scoperti, ha fatto un tiro al volo molto in diagonale, schiacciato a terra, quindi abbiamo preso 4 gol, ma sembra sempre non si può raccontare, insomma, un'autorete, un rigore. Le due situazioni sul portiere si poteva fare meglio, però perché poi il reparto difensivo, forse un po' i duelli hanno sofferto, però come squadra è chiaro sono un po' arrabbiato soprattutto per il primo tempo che potevamo fare di più, primo tempo, ecco. Dopo la squadra ha avuto anche una buona reazione, sul 2-2 pensavo di vincere. E poi abbiamo sbagliato anche il rigore, quindi una giornata anche oggi sugli episodi non molto fortunata. Arrivano i giocatori nuovi, ma poi non è che arrivano a questo fatto della pandemia, delle cose, non è che arrivano allenatissimi. E quindi magari da fuori si può pensare, hanno comprato quel giocatore, ma però ci vuole, deve trovare il ritmo partita, deve trovare lavoro. E non è facile, comunque anche oggi il fatto del centrocampo non è che
che loro hanno avuto grandi tiri o azioni e giocavano in ripartenza, ma noi in difesa eravamo sempre ben schierati. Dopo magari abbiamo perso qualche duello e questo non va bene. Nel primo tempo l'abbiamo vista abbastanza arrabbiata, soprattutto a inizio gara non vedeva le cose andare bene, poi è uscita fuori, avete preso le misure e avete portato a casa il successo. Sì, anche perché mi sono arrabbiato soprattutto perché abbiamo incontrato la Vastese, squadra sicuramente importante, che giocava lo stesso modulo del Vasto Girardi, dove domenica scorsa non abbiamo subito certe situazioni, oggi soprattutto nella prima parte abbiamo subito, mi sono arrabbiato soprattutto per quel motivo lì. Poi invece poi quando siamo riusciti a prendere misure, sì, sicuramente devo essere soddisfatto, abbiamo preso la strada giusta perché comunque abbiamo creato tra domenica scorsa e oggi tantissime palle gol, subiamo qualcosina, però penso che la crescita di questa squadra va anche per questo motivo qui e dobbiamo lavorare sapendo che la fase difensiva in questo momento è quello che dobbiamo lavorarci di più, invece davanti secondo me il modo di attaccare, perché ripeto, partire dal portiere e arrivare all'attacco di merito anche della fase dei difensori, la stiamo facendo abbastanza bene. E questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Prossimo aggiornamento con il nostro TG6 alle ore 23, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata.